A tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo live. Sì, finalmente ho capito che c'era proprio un problema legato a me personalmente, perché praticamente mi ero dimenticato di selezionare quale microfono fare. Comunque, siamo oggi su Watch Dogs, o se preferite guarda cane o cane da guardia. Praticamente voglio fare una breve serie che sarà, penso, 4 puntate, dove vedremo un po' i 4 trip digitali. Adesso non so bene, so bene che ordine seguire. Direi sì, ordine, quindi iniziamo subito. Allora, avevo iniziato, ma sì, dai, senti, missione nuova. Ovviamente questo qua è uno dei due insieme a Madness, che va bene, che può comunque l'avevo annunciato da qualche parte, quindi praticamente c'è una novità. Comunque, questa modalità qua, praticamente bisogna, vedete, se ho capito io, bisogna disattivare dei generatori, e praticamente voi siete in questa città piena di zombie. Ora, adesso io sto andando qua perché praticamente... Dunque, stavo dicendo, sto andando lì perché c'è dell'equipaggiamento. Io questo qua direi di farlo fuori. E adesso muoviamoci. Ok, vedete come comunque si sfumino abbastanza per quanto riguarda i robot, e praticamente il vostro obiettivo è sì, praticamente disattivare di quei generatori. Ora praticamente c'è anche tirato un po' di mente la prima arma che danno. Non si sa perché, perché comunque la K come arma non è che sia tanto male, visto che è sempre comunque un fucile d'assalto. Cioè, combattiamo, ragazzi. Direi di... Mamma mia, c'era qua. Sì. Aspetta. Ci sono queste robe che prendete tutte queste modalità, diciamo che partono dal fatto che... Sì, ragazzi, lui si trova. Muoviti, 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 muoviti. Oh, ok, perfetto. Quartiere liberato. Come... Il fatto che praticamente si è iniziata una partita, ma vabbè, ho cominciato da zero, ma fa niente, ragazzi. Ok, la K al sicuro. Queste modalità qua, secondo me, sono modalità abbastanza interessanti, perché sono sì delle specie di mini giochi, però che mi sembrano... Cioè, sono comunque dei minigiochi che alla fine sono divertenti. Magari per spezzare un po' il ritmo rispetto ai... Non direi il classico gameplay. Ok, quindi, altro andato. Una verità, direi di andare in hack. Sì, adesso avevo fatto così. La potenza di calcolo. Comunque stavo dicendo, prendere questo qua, iniziamo con Watch Dogs. Adesso poi devo cercare qualcuno in multi per fare qualcosa. Adesso so dove vedere, perché comunque ho già iniziato a fare qualcosa con dei miei amici e vengono fuori delle cose abbastanza divertenti, soprattutto per chi riguarda vari esperimenti del tipo come provare a mettere
Così abbiamo provato a mettere una bitumiera. Praticamente sui tassi. È stata una cosa abbastanza interessante, direi. Cioè, vabbè, di... Non aveva il minimo senso, però è stato comunque abbastanza divertente da fare. Andiamo, andiamo. Ancora. Ragazzi, sembra che nelle prime volte che si gioca si dà soltanto la palla. Sì, che comunque adesso questa modalità sto pensando che è abbastanza interessante, perché praticamente ti dà, ok, la possibilità di ucciderli, però anche la possibilità, che adesso non sto sfruttando naturalmente. Atterrai, via 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 via. Sì, ragazzi, nel gioco c'è anche la possibilità, teoricamente, di aggirarli. Ok, perfetto, quindi apro qualche liberato. Bisogna di andare subito a potenziare la vita. Quindi per adesso cerchiamo di liberare qualche quartiere. Da che giustamente. Ascolta, secondo me aveva visto perché. Sì, ragazzi, uno dei più grandi problemi di Watch Dogs è di A, perché che è veramente limitato. L'intelligenza artificiale, quella che è, seppur il gioco rispetto ad Assassin's Creed è più difficile. Questo qua non lo metto in dubbio. Ho provato il 3, sì. Ho provato Assassin's Creed 3, e ragazzi, la difficoltà, cioè, va bene che in Assassin's Creed riuscivo anche a morire, ok, ragazzi, vi assicuro che un tipo di giochi tipo Assassin's Creed e altri generi, boh, sono tanto bravo. Nei giochi tipo Assassin's Creed, Batman, secondo Arkham City, era bello come gioco, però non so, non è che mi piacesse tanto. Sì, ragazzi, sono al mappa anche adesso. Dell'equipaggiamento su ricarica, che non ho capito che senso abbia mettere il tasto della ricarica su L3, naturalmente a capo. Ok, quindi adesso stando lo spammando intorno a me, direi di cercare di sfruttare il più possibile l'equipaggio. Personalità, pensiamo proprio che Aiden soffra di sensi di colpa, che in realtà soffre di sensi di colpa anche nella storia. Storia che non, cioè, certa gente continuate a dire che fosse un po', non so come dire, non fosse tanto curata. Cioè, certamente, seppur comunque io fossi proprio qua per adesso, non è che l'abbia giocato tantissimo, per aver detto, proprio per una questione di tempo. Comunque, come storia magari non sarà tanto curata, però una cosa, cioè comunque le sue azioni sono legate da un senso, non come altri giochi, ecco, cioè ci sono certi giochi veramente non capisci che senso ha, cioè il senso di dire, dici sì, ok, io faccio questo, ma perché lo faccio? Cioè Dryden comunque ha una storia dietro di sé, non è che seppur come personaggio sia poi quello che è. Sicuramente siamo a 11 minuti, ma se mai intanto comunque farò montaggio. Vedi, aia, ce l'ho dietro, ce l'ho dietro, ce l'ho dietro, vai.
corri come il vento. Possibilmente evitando. Ricarica, dai. E ce l'abbiamo fatta. Quindi con il liberato poteva anche utilizzare il cinturone, probabilmente. Come giudizio direi sì, abbastanza buona, perché comunque come idea è abbastanza interessante. Vedete, con quella moneta che vi terrà per un po' di tempo contando tutti i quartieri che bisogna liberare. Mentre che comunque che posso saluto, quindi adesso non saprei dire un voto tumore, nel senso dire, ma secondo me è una modalità interessante che magari potrebbe spezzare un po' il ritmo. Quindi direi che sì, dai, tanto che è vicina, ragazzi, proviamo, facciamo un'ultima stazione, poi ci lasciamo e comunque cioè, ci rivediamo su Watch Dogs. Tanto per andare giù senza finire, questo è l'importante. Si sta facendo il kamikaze per chi se lo chiedesse. Oh, si è finito, faccio kamikaze. Per me lo ammazza, lo ammazza, lo ammazza, lo ammazza. Ok ragazzi, avete visto? È qua tutta fortuna, cioè non è proprio tutta fortuna. Quindi niente ragazzi, direi che a questo punto finiamo qua. C'è qui la prima puntata, quindi bella a tutti da Wolf, lasciate un like, commentate se avete ancora fatto, ci vediamo al prossimo video.